Buonasera, possiamo iniziare questa diretta. Abbiamo fatto un misto questa sera, un po' dalla COC si sono trasferiti qui alla Rada San Francesco, così prendono un po' di freddo con me. C'è molto freddo, questo qui ve lo assicuro, però ci siamo organizzati per quello ovviamente che è l'organizzazione. E Max, se diamo un po' un aggiornamento intanto prima di entrare in tutti gli altri argomenti, sono tanti, tenete conto che sta anche per scadere l'ultimatum che ha posto il presidente Musumeci, quindi può essere che durante questa diretta ci saranno delle novità importanti, anche perché oggi ci sono stati incontri, sedute spiritiche, ci sono state anche pranzi a Catania, esattamente per discutere della violazione della continuità territoriale. Quindi l'argomento è stato questo oggi a Catania, e quindi sicuramente ci saranno delle novità, io ve ne darò alcune pure abbastanza importanti. Nel frattempo, Max, se facciamo così un quadro veloce di com'è la situazione intanto pandemica. Sì, Luciano, sì, ne fece sconto, non buttavo solo un microfono, giusto? Vabbè. Ah sì, vabbè, uno. Siamo vicini, sì, parlerò a voce più alta. Scordavo, quindi dice uno basta, perché parlerò lui fa così. A voce più alta, cercherò di farmi sentire. Bravo. E allora, sindaco, abbiamo il quadro dei contagi registrati fra ieri e oggi. Siamo più o meno attestati alle ore 18 sul dato dei positivi giornalieri di ieri. Siamo su 242 positivi giornalieri di oggi contro i 243 di ieri. Consideriamo che comunque il dato di oggi è parziale, come abbiamo già detto nei giorni precedenti, per la giornata domani in maniera definitiva. Per quanto riguarda la scuola, si è tornato a scuola, sindaco, non abbiamo al momento ancora ricevuto alcune criticità da parte dell'utenza scolastica, e quindi siamo qui in attesa di capire cosa sta succedendo anche nelle scuole, dove in tante classi, tante scuole, i ragazzi hanno preferito assentarsi spontaneamente dalle lezioni. In questo momento gli attuali positivi che abbiamo visto dai dati della piattaforma, abbiamo scaricato oggi, dell'ASP, da tampone molecolare sono 1473, da rapido 3259, mentre, come abbiamo detto poc'anzi, i positivi del giorno sono 245. Al COC continua l'attività di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo gestito 55 chiamate dal call center, di cui 36 generiche, 8 per mancato ritiro dei rifiuti e 11 per segnalazioni rivolte all'ASP per richiesta di tamponi molecolari e mancanza di contatto a seguito di riscontro positivo al tampone rapido molecolare, e quindi la gente in attesa di essere ricontattata per l'indagine epidemiologica, e quindi con i contatti stretti, l'individuazione di quelle che sono le quarantene. Ricordiamo i nostri numeri di telefono ai quali potersi rivolgere: 090 22 866 oppure 800 300 303. Potete anche scrivere alla mail protezionecivile@comune.messina.it. Sindaco, questi sono i dati di oggi, concludo così. Allora, ci sono altri casi che ci vengono segnalati. Io intanto voglio sottolineare che il prefetto di Messina sta ovviamente continuando le sue relazioni, i suoi rapporti con i ministeri competenti. Si stanno trasmettendo le altre segnalazioni che stanno arrivando, sicuramente numerose anche a lei, ne abbiamo tante altre. Ora noi vogliamo citare due o tre simboliche, che non sono simboliche nel senso che rappresentano sinteticamente i decine e decine di casi che ci sono e che vanno emergendo sempre di più a conferma che la situazione non si va normalizzando, ma invece va peggiorando, ed ecco quindi l'urgenza di dover intervenire
e risolvere questa situazione. Allora Daphne, diamo così una lettura sommaria ma di quelle che sono le situazioni che avete selezionato. Significative, abbiamo per esempio il caso di questo signore che è siciliano, proprio messinese, ma è un ingegnere che lavora alla Bosch in Germania, e in Germania non ha l'obbligo di questo Green Pass rafforzato, quindi lui è sceso in Sicilia per le vacanze natalizie, adesso scrive proprio a te, ti rivolge un appello, dice: io non ho il Super Green Pass, devo rientrare in Germania perché devo riprendere il lavoro, ma non posso rientrare perché appunto non posso ho già chiamato la Caronte e Ferrovie e mi hanno riferito che non posso attraversare lo stretto, ma io devo tornare a casa mia. Dice: vorrei solo attraversare lo stretto di Messina una volta sola, posso rimanere in auto durante l'attraversamento Messina-Villa San Giovanni, posso presentare un Green Pass base con tampone negativo. Dice: sono disponibile, però non ricevo risposte e sono bloccato qui. E questo è un caso. Poi ne abbiamo un altro di una... Dove è bloccato questo? Questo a Messina, e deve andare in Germania perché è un ingegnere che lavora alla Bosch in Germania. Poi ne abbiamo un altro di una ragazza, anche lei di Messina, che ha vinto un concorso in Calabria e quindi è stata chiamata per prendere servizio. Dice: ma non posso andare perché non ho il Super Green Pass. Dice: non ho il tempo per farmi fare la certificazione e prendere servizio. Dice: quindi rischio di perdere pure il posto di lavoro che ho vinto il concorso, non posso andare a prendere servizio perché sono bloccata per questa normativa che non tiene conto di questo fatto. Poi abbiamo anche una ragazza di Caltagirone che non esprime un problema personale, ma che manifesta proprio la sua adesione a questa battaglia di legalità. Dice: insomma, noi siciliani siamo sempre più isolati, e ti manifesta la sua assoluta solidarietà e stima, perché dice: l'unico politico siciliano che si è preso a cuore questa situazione sei tu, sindaco di Messina, e quindi io sono con te. Dice: e sono a disposizione per fare sapere e diffondere questa tua iniziativa in Sicilia quanto più possibile. E poi abbiamo anche un professore sempre di Messina che è molto critico, scrive a noi per dire: ma insomma, questo è un problema, dice, veramente che si poteva risolvere con una semplice norma transitoria, una disposizione di semplice attuazione. Dice: vi siete voluti incamonire. E infatti lui intitola la sua lettera significativamente, dice: l'Italia finisce a Reggio Calabria, proprio volendo dire: ci avete voluto tagliare fuori, 3 chilometri di mare sono diventati come una barriera insormontabile. E alla fine dice: dove è finita la continuità territoriale? Bastava richiedere un semplice tampone per non esasperare la gente e permettere così di salire sui traghetti e raggiungere la Sicilia per risolvere problemi così elementari, che non ci vogliono personaggi illustri ma una avveduta massaia. Completa così, ma proprio per significare come il problema sia sentito e come di fatto i siciliani tutti si sentano davvero esclusi dalla continuità territoriale, trattati male, trattati come se fossero persone che non hanno voce in capitolo. Alla fine nessuno si domanda, tutte queste persone che hanno bisogno di attraversare lo stretto, di raggiungere il resto dell'Italia o andare all'estero per motivi personali, di salute, di lavoro, per congiungersi alla famiglia, per rientrare nelle proprie abitazioni, gli è stato impedito in maniera arbitraria, ma soprattutto senza nessuna norma transitoria, cioè secco, o dentro o fuori. Allora, noi potremmo darvi lettura di tante altre cose, ma ne abbiamo scelte alcune. Andiamo a quelle che sono gli aspetti, anche in retroscena, di questa vicenda. Domani intanto verrà verso le 10:30 il presidente del Parlamento siciliano Gianfranco Miccichè, verrà qui. È ovvio che non abbiamo notizie invece del presidente della regione Nello Musumeci. Ho avuto conferma poco fa dall'onorevole Danilo Lo Giudice che il presidente Miccichè condivide la nostra presa di posizione e verrà domani proprio per manifestare non la sua solidarietà, non chiediamo questo, ma la sua presa invece di posizione, che sarà poi tradotta in aula il pomeriggio con un dibattito, e vedremo con una mozione, vedremo quali saranno da questo punto di vista le tecniche di aula
che potranno essere utilizzate, considerato che siamo ancora in una situazione di stallo che merita il racconto di alcuni retroscena. Nel frattempo, alle 20:30 circa, scade l'ultimatum che ha formulato il presidente della regione Nello Musumeci. Lui ieri è uscito con una nota stampa intimando al ministro Roberto Speranza di risolvere la situazione immediatamente, e scaduti 24 ore dalla questo comunicato, da questa nota che lui ieri ha mandato, assumerà in autonomia i provvedimenti conseguenziali. Io ovviamente mi sono preparato già a passare la seconda notte qui, e questo voglio anche ringraziare chi oggi mi ha portato coperte, scaldapiedi, cuscini, poi dolci, arancini, focacce, limoncello fatto in casa, c'è di tutto e di più, e vi ringrazio di questo veramente, è un segno di presenza, e anche in momenti particolari come questi, che anche ti portano vicino a certe situazioni. Vi assicuro che stare una giornata qui a prendere freddo è veramente logorante. Io ieri sera, a un certo punto verso le 23, sono crollato, poi mi sono svegliato, era l'una, perché c'avevo il naso ghiacciato come se fossi in Groenlandia, no? In Alaska, ve lo dico onestamente, una cosa strana. Poi mi sono svegliato dopo un'ora perché non mi sentivo i piedi, perché ovviamente qui alla Rada San Francesco la notte, non si può stare stanotte, mi pare più fredda di quella di ieri, e questo ti fa magari capire anche certe situazioni come vengono vissute magari nella quotidianità. Anzi, voglio proprio anche ringraziare Fra Giuseppe, che è venuto poco fa, mi ha portato questo, l'ho ringraziato perché ha pregato per me, e domani mattina mi ha promesso che alle 7 viene e pregheremo assieme, perché anche di questo c'è bisogno in questo momento, soprattutto considerando quelle che sono certe situazioni che sfuggono naturalmente agli occhi degli osservatori esterni di certe dinamiche, che io voglio così cominciarvi anche ad accennare. È ovvio che noi confidiamo che il presidente Musumeci stasera faccia un provvedimento che mi consentirà di andare a dormire a casa. Ovviamente, se questo sarà, noi ovviamente lo applaudiremo, però chiederemo semplicemente, faremo una domanda: perché non lo hai fatto prima? Cioè prima che entrasse in vigore questa norma veramente criminale, cioè non l'hai fatto il 9 di gennaio. È ovvio che se è un provvedimento che non ha né capo né coda, e ha l'onestà di dirlo, sappiamo che è un provvedimento farlocco, come quando ogni tanto noi tentiamo di fare un'ordinanza per cercare di prendere tempo. Anche questo cozza però con l'aver mostrato i muscoli ieri, perché lui ieri è stato perentorio: se entro 24 ore non si risolve il problema, io risolvo da me.
Va bene, siamo in attesa di questo. Ovviamente sarà un provvedimento che lo ha anche spinto a non venire qui, l'abbiamo invitato, lo sto rinvitando, magari sarebbe bello che domani, oltre al presidente del Parlamento siciliano Gianfranco Miccichè, venga anche il presidente della regione. Sarebbe un bel segnale, non tanto nei miei confronti che sono poca cosa, ma nei confronti dei siciliani sì, nei confronti dei pendolari calabresi e siciliani sì. Anzi, oggi è venuto il sindaco della città metropolitana facente funzioni di Reggio Calabria, è venuto soltanto per manifestare la sua vicinanza, la vicinanza dei reggini per questa mia presa di posizione, perché scontano gli stessi problemi nostri, con una differenza che lì è riferito solo ai pendolari, quindi a una parte, qui ovviamente è un problema di carattere generale per tutti i siciliani. Però ho apprezzato molto, lo voglio ringraziare, perché è venuto appositamente per questo. E la questione che diventa sempre più pregnante, tanti me l'hanno scritto, ma ci sono i parlamentari nazionali eletti dalla città di Messina e dalla provincia di Messina? Certo, ci sono tanti senatori, ci sono tanti deputati nazionali, almeno una decina tra senatori e deputati nazionali. Io non ho ancora sentito una semplice dichiarazione stampa su questa legge criminale, su questa legge che ha creato un vero e proprio sequestro di Stato. Dove sono i parlamentari nazionali che rappresentano il territorio di Messina? Non voglio dire dove sono tutti i deputati nazionali della Sicilia, che sono almeno 60 tra deputati e senatori, guardate, una cinquantina. Io ancora un deputato, un senatore che rappresenta la Sicilia a Roma non ho colto, non ho letto, almeno sarò forse distratto dalla stanchezza, ma non ho letto alcun disfaccio stampa riguardante questo operazione che noi abbiamo denunciato prima con l'attesa. È stato pubblicato il 30 di dicembre questa legge ed è entrata in vigore il 10 di gennaio. Abbiamo aspettato che chi di competenza prendesse una presa di posizione dura, cioè il presidente della regione, perché poi veniamo sempre accusati di scavalcarlo, di travalicare, quasi di voler rubare il mestiere ad altri. No, io non voglio rubare il mestiere ad altri. Eventualmente quel mestiere, se vogliamo definirlo così, se me lo assegnerà il popolo, quel ruolo lo eserciterò a modo mio e lo eserciterò, su questo non ci sono dubbi. Abbiamo atteso, abbiamo solo assistito a una classica lettera dove si diceva, come ogni tanto dice Carlotta Previti, con la pezza, si dice al ministro con la pezza: caro Roberto, sai, quella legge che hai fatto, non ti seccare se te lo dico, ma avresti violato le nostre prerogative, quella della continuità territoriale, oltre che forse, ma scusa Roberto se mi permetto che te lo sto dicendo, forse avrei accattentato alla libera, principio costituzionale, libera circolazione delle persone, delle merci. Ah, però forse avresti anche violato quello che è il diritto sacrosanto, che è costituzionalmente riconosciuto a tutti, di ritornare al proprio domicilio e alla propria casa. Scusami Robertino, se mi permetto di scrivere questo. Se
tra un coronavirus e l'altro, hai tempo di leggere quello che ti ho scritto e magari senza rancore e senza arrabbiarti puoi intervenire e risolvere questa questione, te ne sarei grato. Questa è la nota che ha scritto il presidente della regione a Roberto Speranza. Perché, direte voi? Perché la sanità siciliana è sotto scopa del ministro della sanità. Andiamo al dunque. Ma voi come pensate che certe dinamiche perché sono in un certo modo? Perché noi probabilmente per certi aspetti siamo indifendibili. Mi fate spegnere quella macchina per cortesia. E allora è ovvio che rispetto anche a questo profilo noi abbiamo aspettato. Ieri c'è stata una presa di posizione dura da parte di Musumeci, ieri alle 20.30, dopo che noi il 9 abbiamo fatto la prima lettera perché il 10 entrava in vigore, il 13 abbiamo fatto la seconda lettera, il 14 abbiamo fatto la terza, dicendo nella terza: senti, caro ministro, siccome tu hai anche fatto già un'ordinanza per le isole minori con un colpo di penna, quindi hai previsto un regime derogatorio che consente nell'ambito delle isole minori di potersi muovere semplicemente con il Green Pass base, quindi tampone monicolare e tampone rapido, mi pare, per 30 giorni, hai dato tempo quindi fino al 10 di febbraio, e questo all'udienza l'ha fatta, mi pare, il 9 di gennaio. Noi abbiamo detto: scusa, ma perché ti sei dimenticato la Sicilia e la Sardegna in questo provvedimento? Perché non dai la possibilità quindi a tutti quanti di adeguarsi, fermo restando che la finalità della legge è quella di costringere in modo surrettizio, subdolo, perché in assenza di una legge dello Stato chiara che obbliga tutti quanti al vaccino, per me sono forme surrettizie queste qui, dico va bene, io la condivido alla fine, perché tanto ho fatto anche il terzo vaccino, lo sapete, e di conseguenza sono per questa, per la vaccinazione di massa. Però se vuoi da questo punto di vista arrivare a sequestro di Stato, vuoi dare un preavviso? O qua siamo tutti delinquenti che dobbiamo fare le retate? Non ho capito. E poi io devo assistere da sindaco al passaggio sullo stretto di Messina sulla barca di un privato, di un rappresentante della magistratura? Ma dove cazzo siamo? Dove siamo arrivati? E viene fatto anche video, viene postato, viene pubblicizzato, e la gente poi che vede queste cose, l'avvocato che due giorni fa si è fatto il vaccino per andare a un'udienza a Milano per lavoro e non può partire perché comunque ci vogliono 15 giorni di tempo, perché i vostri protocolli sanitari prevedono queste cose, io che cosa gli dico a questo avvocato? E a chi deve, è fermo a Roma perché la moglie si è fatto un intervento delicato agli occhi e non può rientrare a Catania, io cosa spiego? E a tutti questi casi che sono stati citati, che cosa dico? E allora non solo avete fatto una stortura, perché una legge che viene fatta il 30 di dicembre, entra in vigore il 10 di gennaio e prevede un comportamento del cittadino che comunque non si può compiere se non prima del 15 o 18 di gennaio, già è una legge che fa schifo. Perché? Perché è inattuabile. Dov'era il presidente della regione quando è stata pubblicata questa legge? Dov'era? Cioè qui non è che si attentava al voto in più, voto in meno per essere eletta a fare il delegato al Parlamento nazionale per eleggere il Presidente della Repubblica. C'è qui il Presidente Musumeci, solo perché ha preso pochi voti in meno, tre voti in meno rispetto al rappresentante dell'opposizione, ha minacciato le dimissioni e non si è dimesso. Poi ha detto che revocava tutta la Giunta
e non l'ha fatto. Poi ha detto che toglieva le deleghe alla Giunta e non l'ha fatto. E di fronte alla violazione delle prerogative dei siciliani non ha neanche mandato una lettera dicendo io mi dimetto, visto che la mia autonomia di Sicilia è finita nel cesso con questo provvedimento. E allora è ovvio che poi la gente non capisce più, si sente vessata, diventano provocazioni queste a tutti gli effetti. E noi che siamo in trincea, cosa dovremmo fare? Far parte del silenzio complice, delle omissioni, dell'omertà? In questa terra l'omertà purtroppo appartiene a una certa cultura, e la cultura dell'omertà è quella dei mafiosi. Chi è omertoso è mafioso. Purtroppo questa terra insegna questo, diciamocelo chiaramente. E io non sono un omertoso, anzi pago le conseguenze di non accettare questa cultura e combatterla a tutti i livelli. Ed ecco che su questo fronte ci troviamo con l'omertà di un'intera classe politica. L'omertà dei ministeri competenti. L'omertà del ministro che potrebbe con un colpo di penna scrivere semplicemente che quanto previsto per le isole minori con l'ordinanza X si applica anche per la Sicilia e la Sardegna. Questo è il provvedimento. Questo è il provvedimento che noi chiediamo. Solo questo. Di fronte a tutto questo, naturalmente, prendiamo posizione. L'abbiamo fatto attendendo, l'abbiamo fatto con le vie istituzionali scrivendo, l'abbiamo fatto con un'occupazione pacifica, anche perché io ho detto non voglio mettere in difficoltà nessuno. Ovviamente mi si chiede, ma tu continuerai così da un lato e dall'altro continuerà l'omertà, il silenzio? Ma signori, è ovvio che non finisce così, non può finire così. Dobbiamo capire se questo cortocircuito si deve trasformare in un cortocircuito definitivo, perché allo stato attuale si registra un cortocircuito istituzionale. Quindi è ovvio che dobbiamo capire dove arrivare. Io da qua non mi muovo. E finora ho proceduto con l'occupazione pacifica. Da domani, e stiamo parlando del sindaco della 13ª città d'Italia sempre, piaccia o non piaccia? Stiamo parlando anche di un sindaco che aveva già preannunciato mesi fa le proprie dimissioni, e lo ha fatto. Stamattina mi sono dimesso. La legge prevede che le dimissioni diventano efficaci dopo 20 giorni. Non posso forzare la legge. Anche se volessi, comunque i 20 giorni decorrono da oggi a mezzanotte. Quindi, questo per coloro che hanno lo champagne pronto. Lo champagne lo potete stappare domenica 6 febbraio alle 23:59. Dalle 23:59 scatta il countdown, si dice. Quindi potete contare se 60, 59, 58, 57. Quando arrivate a 1, come capodanno? Stappate lo champagne, ovviamente attenti al tappo. Oh.
Quindi queste io già le avevo preannunciate, ma non modifica la mia posizione. Io ho sempre detto che fino a quando sono in carica, fino all'ultimo secondo, eserciterò a modo mio, come ho sempre fatto, piaccia o non piaccia, il mio ruolo di sindaco. Le mie dimissioni sappiamo già a cosa sono collegate, ne parleremo a tempo debito, ma sapete bene che il mio obiettivo, non l'ho mai nascosto, è sempre stato quello di tentare di fare il sindaco di Sicilia e governare in modo diverso questa terra. Ovvio che io avrei fatto tutt'altra cosa in una circostanza del genere, da presidente della regione. Avrei agito da sindaco di Sicilia e non nel tenere il rapporto istituzionale che ci sta sempre, attenzione, ma fino a quando non entri in un tritacarne e non ti fai macinare o non fai mortificare il popolo che rappresenti. Diversamente è ovvio che si va alla reazione, si va alla sommossa, e su questo non ci sono dubbi. Voglio quindi chiarire anche da questo punto di vista le questioni. Oggi è vero, ci sono state riunioni a Catania, pranzi, ci saranno cene, convegni, sedute spiritiche, dove si è discusso, sicuramente non di questa questione, si è discusso di ben altro. Poi se si è discusso di me o meno non ha poca importanza, perché per ora è importante un'altra cosa: evitare che lo Stato calpesti le nostre prerogative e che tanti nostri concittadini vengano mortificati da una legge che genera il sequestro di Stato. Quindi questo per ora a noi interessa, e domani Miccichè verrà per questo, non verrà per altro. Altri argomenti per ora non sono all'ordine del giorno. È ovvio che la notizia delle mie dimissioni è uscita, ma con questo non poteva essere mantenuta segreta, e quindi su questo abbiamo fatto le comunicazioni del caso. Stop, basta così, parliamo di altro in questo momento, fino a quando non usciamo da questa situazione che è estremamente imbarazzante. Una riflessione. Sì, non è il momento per ora questo, Daphne, perché? Allora, noi in questo momento ci dobbiamo concentrare su questa questione. È vero, il caro tariffe per trasporto eccetera eccetera, tutte discussioni che noi sentiamo dire, per carità, ma non è il momento. Per ora abbiamo un obiettivo, che è quello di far modificare al ministro Speranza questa norma e consentire ai siciliani di adeguarsi, quindi di rispettare la legge e di adeguarsi. E allora anche qui, come andremo avanti? Va bene, lo Stato ha ridotto il sindaco della 13ª città d'Italia in queste condizioni, è accampato qui e continua a rimanere accampato qui. Da domani non vi disturbate, ve lo dico con molta onestà, a mandare dolci e cibo. Da domani mattina io mi alimenterò di qualche caffè. Che si sappia che prima di portare alla fame i siciliani, lentamente, come un disegno criminoso o criminale, comincio io lo sciopero della fame domani. E continueremo qui a rimanere qui.
passeranno i giorni? Vuol dire che quando arriverò alle estreme conseguenze, che sarò stanco, perché anch'io sono di carne e ossa, e allora faccio quello che non ho fatto finora, perché io ho detto che la mia è una manifestazione pacifica, non ho chiamato nessuno, non ho detto a nessuno di venire qui e manifestare il sostegno per questa mia presa di posizione, perché è giusto che sia io a farlo. Ma se questa manifestazione deve finire con il cortocircuito, e allora finirà col cortocircuito, ma a modo nostro, non finirà nell'omertà. Questo lo voglio dire chiaramente, non finirà per come è iniziata. Pazienterò ancora qualche giorno, e se la sfida che lo Stato vuole fare alla Sicilia è questa, io la raccolgo questa sfida. Ma arrivato a questo punto non credo che sarò solo. Nel momento in cui si prenderà la decisione che dall'occupazione pacifica si passerà a una reazione voluta da chi in questo momento, con un semplice colpo di penna, probabilmente perché spinto da altri tipi di posizioni, non vuole rendere giustizia alle nostre prerogative. E quindi chi mi chiede, continuerà sempre così? No, si alzerà il livello di questa manifestazione. Non ci sono dubbi, perché voi state provocando questo, e se lo volete, e se volete questo, non mi tiro indietro. Non mi sono mai tirato indietro e non mi tirerò indietro neanche questa volta. Così probabilmente riscopriremo quale è la tempra di un popolo, perché i siciliani sono un popolo, devono riscoprire nuovamente quali sono i valori che li portano a definirli popolo. Ed è ovvio che questa manifestazione, quando arriverò alle estreme conseguenze, si concluderà con una manifestazione di popolo. Poi, come si dice ad Oxford, come finisce, si punta. Vi saluto. Sono al fine della delegazione di studenti fuori che si vogliono incontrare. Sono lì che a freddo si scrivono da un po', e sono lì che ti aspettano. Per carità. Allora, io vi dico chiaramente, in questo momento ci sono gli accessi limitati, siamo anche in zona arancione, eventualmente ci organizzeremo. Io non ho chiesto a nessun collega sindaco, questo lo voglio dire, di venire. Tanti colleghi sindaci mi hanno scritto, attenzione, e ho detto no, non c'è necessità, perché ancora noi ci auguriamo che per le vie e per i canali istituzionali, e ovviamente confido soprattutto in quello della
prefetto di Messina, di chi rappresenta lo Stato nel nostro territorio, ovviamente confido in primis nella capacità persuasiva del prefetto di Messina, e quindi noi ancora ci auguriamo che tutto si risolva secondo quelli che devono essere i corretti rapporti tra Stato ed autonomie locali. In queste ci sta la regione, ci sta anche la città di Messina, e quindi da parte mia, anche quando ho iniziato questa manifestazione, mi sono immediatamente distinto e ho preso le distanze di altre iniziative che già erano pronte a partire. Lo voglio dire, io dopo un minuto che avevo annunciato la mia manifestazione sono stato contattato da tutta la Sicilia, anche dalla Calabria, per impostare la manifestazione in termini diversi. Non l'ho fatto, anzi non ho neanche risposto, a conferma che io non mi faccio strumentalizzare da nessuno. È ovvio che noi portiamo avanti una nostra battaglia, che non è la mia, che è la battaglia di questa terra, è la battaglia dell'estremo meridione, è la battaglia del rispetto costituzionale del proprio domicilio e della propria casa, del rispetto della libera circolazione, del rispetto della continuità territoriale, visto che ancora siamo lì, ci pisciano in testa per la storia del ponte sullo stretto di Messina, continuiamo a bruciare milioni di euro per studiare soluzioni alternative a quella che già stava andando in gara d'appalto, anzi per molti aspetti già era pure appaltata nel 2012, e veniamo ancora sempre presi in giro ciclicamente. Se andate a guardare la storia del Parlamento nazionale, un anno prima circa dalle elezioni si esce dal cilindro sempre la storia del ponte sullo stretto di Messina, come gioco dell'oca, si ricomincia da capo. Ora la stessa identica cosa, si ricomincia da capo. Ovvio che se avevamo il ponte non eravamo qui a discutere, perché intanto avremmo potuto utilizzare, come nel resto d'Italia, la macchina, e non invece fare i passaggi abusivi e provocatori da una sponda all'altra per la serie. Questi sono i modi per aggirare le leggi dello Stato. Il sindaco di Messina vuole rispettare le leggi dello Stato, certo, ma devono essere anche leggi che portano a una concreta applicazione, attuazione, e noi su questo fronte abbiamo già dimostrato che non ci siamo e non l'accettiamo. Vi saluto, vi terrò aggiornato se ci sono sviluppi, come ci sarà la novità di Musumeci, perché Musumeci tra poco comunicherà al mondo quale provvedimento intende prendere, se eventualmente saranno argomenti degni di e anche con la valenza, me lo auguro. Noi comunque ci ricollegheremo, pur se Luciano ora va a dormire perché qua già ci stanno cadendo i piedi, mani, perché qua fa freddo. Io sono qua in questa tenda, ringrazio sempre Antonio Musicò che mi ha anche sistemato i laterali, i ricchi mi stavano cadendo però Luciano è fuori e quindi sta congelando, quindi lo mando a casa. Eventualmente ci organizziamo sempre con qualche diretta casalinga, proprio per informarvi delle novità. Un caro saluto dalla Rada
San Francesco.